Sentite questa meraviglia di Palazzeschi. Beh, sentite con che leggerezza Palazzeschi descrive la passeggiata. L'inizio, la passeggiata, titolo, è un dialogo. Uno dice, andiamo? L'altro risponde, andiamo pure. E la passeggiata si svolge guardando le vie di una città che ormai trasfigurata dall'inormamento, dalla modernizzazione, è un paesaggio fatto di manifesti, di insegne, di scritture. Questo lo disse Mallarmé per primo. Allora ecco la passeggiata, all'arte del ricamo, fabbrica passamanerie, ordinazioni, forniture, sorelle purtare alla città di Parigi, modo, nuvote, benedetto paradiso, successore di Michele Salvato, la beta del viso, seno d'avorio, pelle di velluto. Il gran sultano di Turchia ti aspetta, la pasticca del re sole. Sembra di leggere un manifesto, oppure meglio ancora un giornale, dove il terremoto in Cina costeggia il Califfo Ceccarelli, no? Ma sentite a cosa si arriva. Arrivo al punto più, ecco qua. Addirittura dei versi fatti di numeri o di numeri con lettere che indicano un indirizzo. Oggetti d'arte, quadri d'antichità, 26A. Corso Napoleone Bonaparte, cartoleria del progresso, si cercano abili lavoranti sarte. Anemia, fallimento, grande liquidazione, ribassi al 90%, libero ingresso, hotel Risorgimento e d'Ungheria. Fratelli Bandiera, prezzo fisso, saldo, fine stagione, già via del crocefisso. Ora, questo passo, sia pure inavvertitamente, provoca uno smottamento, a mio parere,